Questa è la cittadina di Salerno, vista da un pezzo del vecchio porto commerciale, e qui io mi sono spostato quando avevo 6 anni di vita. Ecco, in questa zona compare questo monte, che si chiama Monte San Liberatore. È qui che mi sono spostato e ci ho vissuto 7 anni circa, ai piedi del Monte San Liberatore, che adesso vedremo meglio andando nella villa dove abitavo, Villa Caiafa, in Via De Marinis. A metà strada tra Salerno e Vietri c'era questo viale. Ora un cancello ne sbarra il cammino. C'è una fotografia di tanti anni fa. Su questo muretto c'era una colonna e di qui c'era lo spettacolo maestoso di Salerno. E ora guardate che cosa c'è al posto di quanto c'era in quella cartolina: il disastro ecologico più grande d'Italia. Ecco cosa è tristemente diventato il posto più bello che c'era quando si scendeva dal nord verso il sud. Qui c'erano le spiagge di Salerno. Lì in fondo si vedeva il porto che si stagliava nella cittadina. Vedere queste immagini, vedere questo scempio, dà proprio l'idea del degrado della natura, di come essa sia sottoposta a assalti veramente terribili, osceni. Io abitavo là dove si inserisce questo ponte, che non c'era. Poi ci fu una grande alluvione che scardinò questa villetta, e in questo vallone, quando io abitavo qua, c'era terreno. Ecco, ora vediamo la mia casa scavalcando questi ostacoli. Eccola. Qui io ho passato il mio paradiso terrestre. La natura, con il mare sotto di me, ma ora non c'è più. La mia casa occupava queste 3 finestre che si vedono. Poi qui c'è il giardino in cui si vedono gli archi nel muro di cinta. E sotto c'era la natura. Dove ora c'è, che cosa c'è ora? Che cosa c'è ora? Di qui si saliva
alla Madonna degli Angeli. E ora proveremo a salire. E quanto resta della Madonna degli Angeli? Che era di fronte a casa mia. La vedete casa mia? A strapiombo sul mare, su un mare di container. Ecco il mio paradiso terrestre, di quando non avevo ancora età. E mi alimentavo di questo spettacolo. Oh, non certo di questo. Passando per la ferrovia sto cercando di aggirare l'ostacolo che mi porti dove non sono potuto passare attraverso il cancello. Ecco, lassù vedete la cima di Monte San Liberatore. È passato un treno e a me rimane poco ancora per arrivare alla mia casa. Più di così credo che non mi sia possibile avvicinarmi. Comunque, ecco, io ero sotto a Monte San Liberatore e da qui, l'anno dopo che io sono andato via, la furia delle acque ha portato via la Pillo e tutto, creando una voragine. Questa è la voragine, quella che vedete. Lì sono i resti di quella torretta in cui io mi recavo a giocare da bambino. Percorrevo il terrapieno che correva qui sopra e venivo da casa mia. Eccovela più da vicino. Denota chiari segni di abbandono. Abitavo di fianco a una galleria del treno. Vedete queste piazzole? Una volta servivano perché le persone venendo qui avevano lo spettacolo più bello che si vedeva scendendo dal nord. Perché sotto questa ringhiera c'era il mare, un mare che partiva proprio sotto la rupe, e c'era acqua, acqua, e lì in fondo il vecchio porto con la sua sagoma inconfondibile. Ecco come è diventato oggi veramente il mio povero paradiso terrestre, di quando io avevo dagli 8 anni ai 12. Dopo che venimmo via ci fu il diluvio, ha spostò case, ha spostò tutto, e un ingegnere folle alla fine ha portato via anche il mare.